Vitamina S, lo sport in pillole, prima puntata del nostro nuovo programma. Buonasera da Marco Taglieri. E da Francesca Priore. E allora Francesca, un'altra avventura televisiva insieme. Eh sì, bello lo studio, eh? Hai visto che bell'ambiente che ci siamo scelti? Io in realtà non è che ci abbia capito poi tanto, magari con il corso delle settimane forse il quadro sarà un po' più chiaro. Ti potrei dire non è la prima volta, ma andiamo! Subito con la frecciata, prima però di entrare nel vivo di questo nuovo format, vogliamo appunto spiegare ai telespettatori cos'è Vitamina S? Vitamina S, lo sport in pillole, vuole essere una vetrina per lo sport abruzzese e non solo. Raccontato con un linguaggio originale, semplice e speriamo divertente, perché noi vogliamo farvi divertire, vero Marco? Sei stata perfetta, non avrei saputo dirlo meglio. E prima di conoscere gli argomenti, le pillole che caratterizzano questa prima puntata, io e te Francesca vogliamo e dobbiamo ringraziare chi ha collaborato all'ideazione e alla realizzazione di questo format già da diversi giorni, diverse settimane. E quindi Peppe Melizzi con la sua agenzia Young Media e Comunicazione, e poi le mani fatate della splendida Beatrice Piazza e del motorino Matteo Daniele, che rendono questo format sempre più innovativo, tecnologico, futuristico, e chi più ne ha più ne metta. Francesca, sommario. Ma prima del sommario, perché noi siamo una squadra e siamo uniti. Quante pillole di sport per voi oggi? La voce storica di una società entra a far parte della sua dirigenza. Alla scoperta di una famosa arte marziale per smentire alcuni eterni luoghi comuni. Sogni e speranze di una giovane promessa dei motori, Ferrari, GP2 e l'obiettivo Formula 1. E infine i pareri e le divertenti dichiarazioni dei tifosi all'uscita dello stadio Adriatico. Francesca, come leggi tu il sommario? Davvero non lo legge nessun'altra. E allora adesso ci vediamo la sigla di Vitamina S, lo sport in pillole, e poi finalmente iniziamo con questa prima puntata. A tra poco. Qui perché non sali, ho una collezione di medicinali e due bicchieri e avanzi del pranzo di ieri. Ci sono tante sfumature anche nel colore delle scottature e le abrasioni che questa vita ci fa. Mentre inesorabili tiriamo avanti questo show. Ho forte mal di testa, furia di isolarmi, con un tuffo nel tuo cuore mi rinfrescherò. Bimba, se sapessi che monotonia tutte quelle cose. Eccoci tornati, possiamo finalmente iniziare con questa prima puntata. Francesca, la prima pillola è dedicata ad un personaggio sicuramente singolare. Eh sì, per 28 anni è stato la voce ufficiale del Pescara Calcio, dal 28 gennaio neanche un socio. Parliamo di Danilo Iannascoli, l'ho intervistato per noi il nostro adorato Marco Taglieri. Vediamo. Non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia. E allora Danilo, ci sono voluti 28 anni, è arrivato questo 28 gennaio ed è successo quello che non era successo mai prima, il tuo ingresso nel Delfino Pescara 1936. Perché? Ma perché era una cosa che ne stavamo parlando da un pochino di tempo con alcuni dei amici che sono lì all'interno della società, e poi alla fine ho deciso di accettare, anche perché ci sono tante cose belle, tanti progetti che potrebbero essere portati a termine, perciò ci siamo, tu sai che nel Pescara ci sono nato e alla fine facciamo pure questo, dai. Qualche sensazione diversa, particolare rispetto al passato, o tutto come prima? Ma ti devo dire, la prima partita è stato tutto come prima, la partita di sabato ho vissuto qualche emozione leggermente diversa, entrando nello spogliatoio, rientrando in campo, cosa che io faccio tutte le partite, perciò non è che dici fai una cosa, sempre la stessa cosa, però in realtà ho provato qualcosina di diverso, anche alla fine della partita ti devo dire, veramente ero ancora più felice se possibile.
Noi sappiamo che tu hai un grande progetto, quello di creare una vera e propria polisportiva. Quali sono i prossimi passi in tal senso? Guarda, allora, il discorso è questo. Io la polisportiva, diciamo che l'ho già creata qui con il calcio 5. Quest'anno abbiamo già iniziato e avevamo messo già 6 squadre, facevano parte di questa polisportiva, però era legato soprattutto a calcio 5 e calcio 11. Adesso parlando con alcuni dei soci, soprattutto con Daniele, che poi tra l'altro è un amico, che nel momento che gli ho esposto questo progetto per il calcio 5 ha detto: scusa, ma perché non lo facciamo nel Pescara? Adesso realizzare però questo progetto nel Pescara inizia a essere un pochino più complicato, perché i numeri diventano diversi e la polisportiva diventa anche molto ma molto più importante, quella che abbiamo in mente di fare. Ci vorrà del tempo, perciò non è che la possiamo fare adesso così su due piedi. Ne dobbiamo parlare un pochino con tutti, intanto all'interno della società, perché non abbiamo ancora affrontato questo argomento, perché ci sono altri problemi. E poi adesso con questo discorso nuovo che si inizia a intravedere, quello della possibilità dei playoff, sai, siamo tutti un pochino più puntati su questo, però soprattutto poi lo dobbiamo condividere con le forze politiche locali, perché ripeto, qui a Pescara, come in tante altre città comunque d'Italia, nello sport il problema più grande è che mancano gli impianti. Noi questo problema lo viviamo tutti, anche il Pescara lo vive. Allora il Pescara sta cercando di ottenere il campo di Poggio degli Ulivi, facendo un grosso investimento, perché dovrebbe diventare anche foresteria un pochino per il Pescara, legato al Pescara. E poi se passa questo progetto era quello di legarlo un po' a tutte le società che faranno parte di questa polisportiva. Tu sei da sempre nel mondo del calcio, ma la tua vera passione è il calcetto, lo hai sempre praticato, ti sei dedicato in maniera quasi totalizzante. Allora ti mettiamo un po' in difficoltà e ti chiediamo innanzitutto un pronostico per l'esito del campionato della Ponzio Pescara e del Pescara Calcio, e ti chiediamo di scegliere tra la promozione del Pescara in Serie B e la vittoria dello scudetto della Ponzio, per cosa opteresti? Ma guarda, ti dico subito, allora intanto io purtroppo un brutto vizio, che è quello di giocare sempre per vincere, tu lo sai, perché questo lo faccio sia con la Ponzio perciò che col Pescara, e ti dico, sicuramente non scelgo. Noi intanto sarebbe un mezzo miracolo con la Ponzio vincere il campionato, ci vorrà veramente tanti, dovremmo crescere in un mese in maniera esponenziale, perciò diciamo che il campionato che abbiamo fatto fino adesso è quello che ci eravamo prefissi, perciò siamo abbastanza contenti. Invece per quanto riguarda il Pescara il discorso è diverso, adesso bisogna aspettare questi 20 giorni, secondo me, questo mese, per capire dove può arrivare il Pescara. Il Pescara ha delle grosse potenzialità, ci sono quelle 2-3 squadre che sono più forti della nostra sulla carta, anche perché dispongono di un organico più completo e hanno fatto un investimento quadruplo, forse anche di più rispetto a quello che ha fatto il Pescara Calcio. Però la nostra è una squadra che sta crescendo partita per partita, si è formato un bellissimo gruppo ed ha forse l'allenatore più forte in questo campionato. Io che conosco bene il pubblico di Pescara so che se riusciamo ad infiammarlo, a rinfiammarlo un pochino, il pubblico di Pescara poi è quello che alla fine ci ha fatto raggiungere tutti questi i successi che il Pescara Calcio ha ottenuto in questi anni, perché è travolgente ed è un pubblico che non ti lascia, capito? Cioè che ti accompagna tutta la partita e diventa veramente il dodicesimo uomo. Poi, ritornando alla domanda di prima, così chiudiamo, altrimenti io continuo a parlare, tu lo sai. Sei un uragano. Non smetto mai. Il Pescara, se va in Serie A, secondo me è un risultato meno clamoroso di quello che la Ponzio vince lo scudetto. Bene, diplomatico come sempre, allora un in bocca al lupo per entrambe le tue due passioni. Grazie, grazie Crepi, Crepi veramente, sempre Forza Pescara. Abbiamo ascoltato Ian Ascoli, intanto ti ringrazio per l'adorato, mi sembra un po' eccessivo, però tu sei oggettivamente un personaggio eccessivo e quindi accetto questo tuo complimento, che poi sappiamo benissimo non essere un complimento ma essere un'altra frecciata, e siamo a due alla prima puntata. Francesca,
Danilo Iannascoli è un personaggio sicuramente particolare, non si è voluto sbilanciare tra quello che è il suo nuovo ruolo nel Pescara Calcio e quella che è però la sua reale passione, ovvero il calcetto. Io lo posso dire, a livello amatoriale l'ho incontrato diverse volte, anche tra amici, è uno che non vuole mai perdere, uno che non ci sta alla sconfitta. Anche un po', come si dice in Abruzzo, cascettaro, questo Danilo lo sa bene. Ricorda qualcuno? E sono tre, sto contando intanto le frecciate che arrivano in questa prima puntata, andiamo bene, di questo passo arriveremo in doppia cifra. Secondo te, Francesca, lui che è stato molto diplomatico in occasione della mia domanda, tra scudetto della Ponzio Pescara e promozione in Serie A del Pescara Calcio, per cosa opterebbe Danilo? Penso per la Serie A del Pescara. Io credo di no. Ecco, su questo non c'era dubbio, perché non siamo mai d'accordo. Allora, adesso passiamo alla seconda pillola, che è meglio. Andiamo a scoprire un'arte marziale giapponese, ovvero il Jiu-Jitsu, perché tu hai intervistato il maestro Vittorio Sola, protagonista di una dichiarazione un po' ad effetto su quello che è il mondo orientale. Sentiamo. Tecnica morbida. Può essere tradotta così la parola Jiu-Jitsu, arte marziale giapponese che mira alla difesa personale. Disciplina dal fascino notevole e dalle molteplici sfaccettature, può vantare una miriade di giovani appassionati, anche nella nostra regione. Siamo nella palestra Kai Sakura con il maestro di Jiu-Jitsu Vittorio Sola. Allora, io le chiedo subito, quando inizialmente si comincia un corso di arti marziali, si fa sempre un discorso teorico sui valori di questa, di ogni disciplina. Lei come si comporta? Beh, naturalmente con i valori oggi che si sono persi noi cerchiamo di fare un passo indietro per ricordare ai ragazzi i valori veri della vita, quindi innanzitutto l'amicizia, il rispetto per i genitori, tant'è vero che le nostre lezioni iniziano sempre con il saluto, è un aspetto educativo e fondamentale su cui non transigiamo, cioè pretendiamo che i bambini imparino di nuovo da capo a rimettersi in gioco per quanto riguarda i valori della vita. E qual è l'aspetto più affascinante di quest'arte? Beh, l'aspetto più affascinante è abbraccia tutto da un fascino particolare, ma anche il discorso, ecco, di stare insieme, di scambiarsi reciprocamente tecniche senza la finalità di farsi male, anzi con la finalità proprio di fare attenzione alla caduta del compagno, avendo cura innanzitutto della incolumità del proprio amico. E quali sono le attività nella vostra palestra? Beh, in questa palestra noi svolgiamo attività amatoriale, agonistica e di formazione. Partiamo, diciamo, noi siamo un centro di avviamento allo sport riconosciuto al CONI, dalla Federazione Italiana. Questa è una cosa molto importante a cui tengo particolarmente precisare, perché la federazione è una. Poi esistono una marea di associazioni varie che fanno capo ad altre organizzazioni, ma non hanno nulla a che fare con la Federazione Italiana. Noi facciamo quindi centro di avviamento allo sport per i bambini, dove insegniamo, rinsegniamo ai bambini un attimino a gestire le proprie risorse, il proprio corpo, conoscersi per potersi mettere in gioco in esercizi, sempre attività ludica, diciamo, più che altro si divertono. Poi abbiamo un'attività amatoriale per i bambini che non hanno intenzione di progredire nell'agonismo, ma vengono qui semplicemente per stare in un gruppo, per essere impegnati in qualche maniera. Abbiamo l'attività agonistica, dove i ragazzi nel turno che seguirà hanno tutta un'attività prettamente agonistica, quindi la competizione. E anzi, approfitto per ricordare che il 10 aprile a Pescara ci sarà il 7° trofeo nazionale di judo, che ormai è un evento conclamato, è un evento in cui partecipano società da tutta l'Italia. E poi abbiamo il livello amatoriale di jiu-jitsu, dove tra il jiu-jitsu e la difesa personale c'è tutto uno studio particolare, più che altro improntato sulle persone adulte, amatori, che vengono comunque la sera dopo il lavoro, dove fanno un'ora e mezza di attività, di svago, divertimento e convivialità. L'Oriente è da sempre la patria delle arti marziali. Questione di metodo, di filosofia, di rigore fisico e morale. Un modello da prendere come riferimento, anche se non tutti sono sempre d'accordo. Io vado regolarmente in Giappone, anzi sono recenti i viaggi che faccio in Giappone. Hanno una mentalità molto particolare. Io tra la loro e la nostra preferirei la nostra, perché siamo più ospitali, siamo più gentili, teniamo di più all'amicizia. Forse loro ci tengono anche più di noi, ma non danno modo di vederlo, per cui sembra sempre di stare in ambienti freddi, dove la prima cosa è mettere in evidenza la propria capacità superiore rispetto a quella
degli altri, degli stranieri, gaijin come li chiamano loro. Per cui io direi che a livello di mentalità facciamo, abbiamo una marcia in più. Ok, la ringraziamo e le facciamo un grandissimo grazie. In bocca al lupo. Grazie, arrivederci. E chi l'avrebbe mai detto? L'Italia è meglio del Giappone? Nelle arti marziali, vabbè. Specifichiamo, no? Non è che sia una grande scoperta. Mi dispiace solo che tu la settimana prossima parti per il Giappone, da quello che mi avevi detto. Non è vero, hai subito cambiato idea. Sono una burlona. Dopo le parole del maestro Vittorio Sola, ma passiamo alla terza pillola di sport di questa puntata, perché è dedicata ad un altro giovane atleta della nostra regione. E infatti parliamo di motori. Abbiamo intervistato Andrea Caldarelli, reduce da un'esperienza positiva in Asia nel campionato di GP2. Andrea, iniziamo proprio dalla GP2 in Asia, un bilancio di questa importante esperienza per te. Ma il bilancio è abbastanza breve, ho fatto praticamente una gara soltanto, ho fatto quattro giornate di test che sono state importanti sia per capire la macchina nuova, totalmente nuova perché dall'ara ha cambiato tutto sulla macchina, le gomme sono nuove, sono le Pirelli del Formula 1, quindi è stato molto importante fare questi quattro giorni di test. Peccato che c'è stato solo un weekend di gara, ma forze maggiori hanno impedito il secondo appuntamento del Bahrain. Il bilancio è stato, credo, abbastanza positivo. Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici in qualifica, abbiamo avuto un problema al cambio, un problema idraulico, e quindi sono dovuto partire 20esimo. La prima gara ho finito 16esimo e la seconda 11esimo. In gara avevamo un bel passo, avevamo fatto il settimo tempo in gara, quindi questo indica che avevamo fatto un buon lavoro nei test. Peccato appunto un po' di sfortuna nelle qualifiche, però credo che sia un bilancio abbastanza positivo dato che ero uno dei tre rookie del campionato. Di solito quando si parla di Formula 1 si pensa ai miglioramenti che un pilota può avere a livello fisico, psicologico, magari anche di personalità. Secondo te dov'è che devi migliorare? Ma sicuramente, come hai detto, quando più si sale di categoria per poi arrivare in Formula 1 migliori tantissimo, sia a livello lavorativo proprio nel team con tutte le persone, i meccanici. Ma a livello personale si migliora a livello fisico e credo che in questo momento sono abbastanza a posto. È stata questa prima gara in GP2 è stata anche per me una prova per vedere in che condizioni ero. Non ho avuto alcun tipo di problema, quindi sono abbastanza soddisfatto da questo punto di vista. Naturalmente la Formula 1 richiede un tipo di lavoro che è molto importante ed è molto, molto serio e molto professionale. Ho avuto la fortuna di lavorare con la Toyota per 3 anni e mi hanno dato, in 3 anni mi hanno dato uno stile di lavoro che è molto professionale, quindi c'è da migliorare sicuramente sempre. Facciamo un piccolo tuffo nel passato, qual è il ricordo più bello che ti porti dietro? Ma sicuramente il primo test che ho fatto a 17 anni con la Toyota Formula 1 è stato, credo che sia stata l'esperienza più bella che ho fatto nel mondo dei motori. Di recente il test con la Ferrari è stato anche la realizzazione di un sogno da quando ero bambino, quindi credo che questi siano stati i due punti più belli della mia carriera fino ad adesso. Hai parlato del mondo dei motori, sappiamo quanto è dura emergere, soprattutto per una questione economica. C'è stato mai un momento in cui hai pensato di smettere, di abbandonare? Onestamente è stato fine 2009, quando purtroppo la Toyota ha chiuso tutti i suoi programmi. Mi sono ritrovato in una situazione molto, molto brutta perché praticamente avevo tutti i contatti con loro, ero ormai fuori dal giro della Toyota, nel senso che avevo manager in Toyota, avevo tutti i miei collaboratori in Toyota e quindi eravamo parte dei giapponesi. Chiuso tutto mi sono ritrovato a ricominciare, a trovare sponsor, a decidere cosa fare,
alcuni manager mi hanno contattato, quindi a che manager rivolgermi. In quel momento è stata molto dura, però diciamo che non mi è mai piaciuto pensare di smettere, anzi ho sempre pensato di lottare sempre di più, anche se in questo periodo è davvero dura emergere. Quindi cosa vedi nel tuo futuro se mai non dovesse essere Formula 1? Ci sto pensando già, perché mi piace essere realista. Certo, sognare è bello, però in questo mondo sognare troppo magari fa male a un certo punto. Oltre alla Formula 1, naturalmente, che rimane sempre il mio obiettivo principale, ci sono molte categorie che sono valide, come andare in America o in Giappone, o comunque rimanere in Europa e dedicarmi completamente e professionalmente alle ruote coperte, quindi DTM, FIA GT, ci sono varie categorie che sono comunque valide. Chiudiamo con una curiosità: tutti quanti noi sappiamo del rapporto con Tonio Liuzzi, è un'amicizia sincera o c'è anche un po' di sana rivalità? Beh, devo dire che quando giochiamo sempre alla PlayStation ce ne diamo di tutti i colori, però assolutamente ci scambiamo consigli sempre, parliamo di piste, quando ci rivediamo qui a Pescara parliamo di tutto. La rivalità c'è sempre, c'è tra tutti i piloti, come è normale che ci sia, però è una forte amicizia che c'è da sempre. In bocca al lupo. Credi. E allora un grosso in bocca al lupo ad Andrea Caldarelli per le sue aspirazioni future in un mondo molto difficile come quello dei motori. Gli auguriamo di raggiungere presto la Formula 1. Adesso Francesca, mi duole dirlo, ma siamo arrivati forse al clou di questa trasmissione. Mi duole dirlo perché il clou riguarda te e riguarda una rubrica molto amata dai nostri telespettatori, le interviste che tu solitamente fai ai tifosi all'uscita dallo stadio Adriatico. Vediamo cosa hanno detto dopo Pescara Regina. Due punti persi o uno guadagnato? Ma con le condizioni del campo credo uno guadagnato, perché oggi è anche troppo che si è giocato, forse era da rinviare per giocarsela al pieno delle possibilità. Però, peccato per Sansovini che ha sbagliato quel gol. Quello è stato, ma purtroppo ti ripeto, forse non è anche colpa sua, perché per come il campo sarebbe stato più difficile mettere dentro quella che magari davanti alla porta a porta vuota. Che poi è la stessa cosa, però. Un commento sulla partita. Che abbiamo dominato, nel senso che per quello che si è potuto giocare, ovviamente, però niente, il gol mangiato da Sansovini è stato decisivo. Due punti buttati, sicuramente. Diciamo, loro hanno difeso perché non avevano l'attacco e quindi noi abbiamo provato, ma più di questo non si poteva fare. Okay, grazie. Ciao. Due punti persi, uno guadagnato. Io penso che non si può dire punto perso. Comunque abbiamo reagito bene, ci è mancato soltanto il gol. Purtroppo pecchiamo sempre lì davanti di qualcosa di importante, mettere la palla dentro. Il resto è un gruppo, bella squadra e si è dato da fare. Peccato per gli infortuni, speriamo di niente. Purtroppo siamo alla pari con la Regina. Io penso così. La ringrazio. Salve. Come ha visto il Pescara? Anche se il campo oggi non era proprio il massimo. La partita è poco brutta, perché il campo era troppo brutto. Il migliore in campo secondo lei? Secondo me ha sbagliato un gol fatto, non si poteva sbagliare un gol così. Sansovini. Peccato, eh? Esatto. Però noi siamo sempre tifosi del Pescara, quindi sì, seguiamo sempre, il Pescara. Sempre. Ok, grazie. Forza Pescara. Oh, vieni, io a te aspettavo. Oh, grande ritorno dell'intervista della bellissima Primore. Bacino. Allora, non mi bruciare. No, non si fuma, il fumo fa male. Diciamo che è stata una partita combattuta, abbiamo avuto le occasioni, purtroppo il campo pesante ha pregiudicato Pescara, squadra tecnica, pure a Regina. Peccato per il tiro di Sansovini dentro l'area piccola, che l'ha presa un po' dietro e la palla da 2 metri è riandata al portiere. Se segniamo gli ultimi 10 minuti la partita veramente era finita, rosichiamo 3 punti da una diretta concorrente per i playoff. Un po' di serietà per favore. Poteva provare
ora a mettere, cioè, sto parlando a storia, ma guarda, è una cosa incredibile. Vabbè, vediamo cosa da dire. No, io volevo dire, quasi zappacosta. No, no, allora, sta società che ha progetti ambiziosi, eccetera, potrebbero mettere 1.000 euro a testa e comprare dei teloni, perché un campo, bravo, su un campo in Inghilterra piove 6 giorni su 7, i campi sono asciutti perché mettono i teloni. Fate lavorare gli operai del comune che vengono pagati con l'ICI e le multe nostre di automobilisti. Oggi è mancato una cosa, ma è mancato un pizzico di fortuna, abbiamo avuto quella palla gol clamorosa con Sanzovini, però diciamo che sostanzialmente il pareggio su un campo così era giusto. Ok, grazie. Fammi andare. Aspetta, volevo dire, anche se mancava Bonazzoli, comunque la Regina è una squadra combatta. Sì, come il Pescara. Ma comunque andremo a fare i playoff. Ho visto un'ottima squadra, purtroppo il campo in condizioni pessime ci ha svantaggiato, perché noi siamo una squadra che gioca in velocità, palla a terra, e quindi un campo veramente pessimo. Il migliore in campo secondo me è stato Giacomelli, ma la partita se la porta all'anima il bomber su Sanzovini, perché è un gol clamoroso. Speriamo insomma che il fortunato Jesse e quell'altro. Ma insomma, mamma, lascio il microfono e me ne vado. Poi per quanto riguarda i playoff, secondo me adesso è proprio difficile, perché la Regina è rimasta oramai a 4 punti, sta il Torino che domani deve giocare, quindi è difficile. Però il cammino del Pescara, insomma, è più che sufficiente. No, è più che sufficiente, perché sinceramente ci mancano dei giocatori per fare il salto di qualità. Una punta di categoria ci manca e un centrocampista centrale di categoria, perché se c'avevamo un attaccante, un bomber alla Bonazzoli, Bruno, cioè un giocatore di tiri box, un giocatore che fa la differenza, sarebbe stato tutto un altro campionato. E sempre? Sempre forza Pescara, ok. Io devo dire un ringraziamento che siete tornati, perché ci mancavate a me, ma a tutta la tifoseria. Grazie, okay. Grazie. Commento sul Pescara su questa partita. Innanzitutto bentornata Francesca, grazie, e bentornata a voi. Una partita non bellissima, no, perché su quel campo era quasi impraticabile, però il Pescara ha fatto quello che ha potuto, e l'occasione più bella l'abbiamo avuta noi. Cioè, forse questa è stata proprio clamorosa, se non la partita finiva 1-0 per noi. Comunque il Pescara sta facendo un bellissimo campionato, non ci lamentiamo. E sempre forza Pescara. Sempre, grazie. A voi. Forza Pescara! Adorabili i nostri tifosi, io li ringrazio perché veramente sono fantastici. Come sempre simpaticissimi, simpaticissima anche tu. Francesca, vogliamo fare un bilancio di questa prima puntata di Vitamina S? Ma noi ci siamo divertiti e speriamo di aver fatto divertire anche voi che ci guardate da casa. E allora, questo è sicuramente il nostro primo obiettivo, alla pari del fatto di volervi raccontare sempre le storie dei 1.000 talenti e delle 1.000 realtà sportive che l'Abruzzo può vantare, che meriterebbero un'attenzione particolare e che spesso purtroppo non la ricevono. Detto questo, noi ci vediamo lunedì prossimo con la seconda puntata di Vitamina S, che vi riserverà altre sorprese ed un'altra rubrica molto particolare. Quindi, mi raccomando, non mancate. Francesca, ripetilo anche tu, che magari tu sei più credibile. Non mancate, mi raccomando. E allora, da Marco Taglieri e da Francesca Priore, un saluto e arrivederci a lunedì prossimo. Qui perché non sali, ho una collezione di medicinali e due bicchieri e avanzi del pranzo di ieri. Ci sono tante sfumature, anche nel colore delle scottature, le abrasioni che questa vita ci fa. Isolarmi con un tuffo nel tuo cuore mi rinfrescherò. Dimmi se sapessi che monotonia tutte quelle cose. Eccoci, finalmente siamo pronti a iniziare questa prima puntata di Vitamina S, lo sport in pillole. Primo servizio, prima pillola di questo format dedicato ad un personaggio sicuramente singolare. Eh sì, per 28 anni è stato la voce ufficiale del Pescara Calcio. Dal 28... Secondo te, dovendo scegliere, realmente lui è stato molto diplomatico, per cosa opterebbe? Scudetto della Ponzio o promozione in Serie B del Pescara? Come? No, come promozione in Serie B? Ma porca...
Siamo già in Serie B, ma non ti preoccupare. E ti sono salvato. Chi l'avrebbe mai detto? L'Italia meglio del Giappone. Morfina. C'è qualcuno che è entrato? Tanto sono le 11 di notte, abbiamo tempo. Figurati. Dai.